Guarda, è successo a me. Siete stati rapinati? Adesso dobbiamo stare tranquilli però. Sono ancora sotto shock e non se la sentono di parlare i due giovani rapinati nel tardo pomeriggio di sabato fuori dall'Arezzo Park Hotel. Ci troviamo a Battifolle, a pochi passi dal casello autostradale di Arezzo. All'interno dell'albergo in questi giorni si sta svolgendo un meeting di una nota azienda aretina specializzata in gioielli in argento. Il bandito, armato di pistola, è entrato in azione attorno alle 18.30, atteso il rientro di due rappresentanti ed approfittando dell'oscurità li ha sorpresi alle spalle e sotto minaccia si è fatto consegnare due valigette contenenti alcuni assegni per un valore di circa 50.000 euro, ma già intestati al beneficiario. Il rapinatore poi si è dato alla fuga a bordo di una Fiat Panda. A lanciare l'allarme sono state le due vittime ancora sotto shock. Sul posto la polizia che sta portando avanti le indagini. Ero qui che stavo ultimando dei check-in, al che ho sentito delle urla. Sono uscito fuori, ho visto due ragazzi, uno stesso e l'altra che strillava. Poi insieme al maître, il maître l'ha soccorso, era proprio in stato di shock. Ci hanno raccontato che un signore alto con passamontagna e pistola li ha rapinati. Gli ha puntato l'arma addosso e gli ha portato via le cose, gli oggetti che avevano, borse e quant'altro, non so bene di preciso di che cosa si trattava, penso delle borse. L'ha proprio assaliti dal dietro. È buio, quindi non è che si vede molto. Abbiamo sentito solo delle urla. Io ho sentito solo delle urla, poi dei signori che erano in stato di shock. Quindi urlava, lei urlava, lui era proprio stesso che diceva alcune frasi tipo ci hanno rubato, ci hanno rubato.